ecco, cura totale, sì. Ma non vuole proprio combattere contro la confusione, non me ne frega niente. Uovo bomba! Che ha detto io sono? Non ho letto. Mi pare di aver letto io sono il numero 1 del Montevideo, il numero 2. Swine up, livello 35. Noi abbiamo Rulo. Vediamo cosa si può fare. Proviamo ad utilizzare gelo lancia, perché dovrebbe avere danno neutro, anzi ha danno neutro, sono sicuro. Ah, oh, i danni li fa! Cerchiamo di fare tre colpi. Vabbè, vanno bene anche due. Sto gioco è un po' bastardo, perché certe volte, quando è vita gialla, ti segna ancora verde. Allora tu sei sicuro che quello non sia un 2, un cheat che io. E quindi vai tranquillo e continui a lottare, quando in realtà bisogna stare attenti, sto gioco è un po' bastardo. Un Axiom, a livello 28. Ammazzeremo anche questo, tranquilli. Andiamo di nuovo di gelo lancia, vai! Meno male che una mossa fisica di tipo ghiaccio l'abbiamo, sono almeno contento per sta merda. Che condizioni. Ok, allora, 3 punti esperienza. Certo, andiamo avanti. Cosa sarà mai quello strumento? Un messaggio? No. Un fossile. Interessante. Oh, vabbè, non posso dire nemmeno corri. Un telo, addirittura, livello 28. Non mi sarei aspettato mai nella vita un telo qui. Lo vedi che mi ha outspeed? Eh certo. Aereo assalto. Interessante, 15 PS. Memory con uno solo. Oh, tu sì che sei bravo. 3 PS anche tu, certo. Continuiamo anche dopo di lui, ovvio. Dai, però, troppi selvatici. Anche Ghastly! Ma quanti Pokémon al primo stadio evolutivo ci sono qui dentro? Ok. Allora, andiamo di nuovo di gelo lancia, perché è l'unica cosa che posso fare, dato che non ho mosse diverse da gelo lancia che possano colpire di pispetto. Perfetto, capo anche Ghastly. Anche lui, 3 punti esperienza, e ci portiamo avanti. Andiamo avanti a 3-3. Veloce, 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 veloce. Yes. Adesso corro. No. C'è anche Azuril. Ok, Azuril possiamo ammazzarlo con una mossa diversa. Facciamo spazza sberla. E non si fa niente lo stesso. Carta vetro! No, mi ha fottuto sto bastardo. No, mi ha fottuto. Vabbè, tanto ormai il latte mumu lo devo usare. Quindi chi se ne frega, spazza sberla. Ok, un solo colpo, meglio così. Che bastardo, che lurido bastardo. Facciamo una piccola corsetta. Perfetto, adesso utilizziamo un latte mumu che dovrebbe azzerarsi il conto dei selvatici, spero. Ok. Allora, adesso andiamo lentamente verso il basso. Controlliamo tutte le rocce. Non si è azzerato un cazzo. Abbiamo incontrato uno Slowbro. È un Pokémon troppo lungo da battere, che fa forte la difesa. No, non mi interessa. Ciao. Allora, controlliamo a destra, non c'è niente. A sinistra non c'è niente. Controlliamo qui in basso. Ah, qui c'è un allenatore. Credevo fosse uscito un selvatico, perché veramente non sarebbe stato normale. Parte la sfida di Pontino. Questo è proprio da alzarsi e andarsene via. Pontino. Pontino. Che cazzo avevano in mente i genitori il giorno in cui è nato? Cosa avevano in mente? Pontino. Ma nemmeno i nomi più schifosi lezzi, sudici, fradici, schifosi lezzi. Oh mio Dio, 5 colpi. Incredibile. Grazie, Karma. Adesso però non mi pare una botta negativa. Gelo scheggia, ok. Ok. Togliamo immediatamente rimonta, mi ha rotto già le palle. Abbiamo la mossa che avrei voluto imparare, avrei voluto comprare da quello lì che vendeva le MT. Perfetto, ci siamo risparmiati 50.000. Sono contento. Magmar? No. Che cazzo ho fatto? Perché non l'ho sostituito? Che cazzo mi passava per la testa? Sono un coglione. Adesso mi fa eruzione. Braciere. Mi si era aspettato mosse più forti da Magmar. Andiamo di Fanghill. Marchia fuoco. Ok, va bene. Non parlo. A me non fai niente, perché comunque sono più pesante. Però a Beartic forse facevi male.
Ok, ok. Il prossimo Pokémon sarà Golbat. Cambiamo subito e rimettiamo di nuovo Rulof. Ah, non me ne sono accorto, ma Rulof sta a livello 37 come tutti gli altri. Quindi adesso non c'è più il bisogno fisico di allenarlo. Andiamo di Gelolancia. Oh, grazie. Se non muoio adesso con un Gelolancia, dopo utilizzo Ok. Madonna, sto coso è un mostro. Non avete idea di cosa ho nelle mani. E questa frase ha anche un doppio senso. Qui non c'è niente, nemmeno qui! Datemi qualcosa! Voltorb. Non intendevo datemi un Voltorb. E anche quella frase di prima, datemi qualcosa, ha un doppio senso incredibile. Vabbè, andiamo di ritorno. Lacerazione da un Voltorb. Oddio, con cosa lacera qualcosa? Quasi KO, un altro ritorno. Adesso che ci pensa avrei potuto utilizzare Gelo Scheggia. Vabbè. Vai col ritorno. Almeno non ha statico. Altri 3 PS. Perfetto. Allora, qui non c'è niente. Qui nemmeno. Oh, c'è una baccamoia. Io ricordavo che c'era qualcosa. Qui non c'è niente. Corro. Vai. Oh, yes, finalmente. Vaffanculo. Cioè, siamo usciti finalmente da sta merda. Abbiamo trovato rapidi artigli. Interessante. Allora, continuando da questa parte. Oh, c'è un'altra cosa. E avanti c'è un altro strumento. Oh, lì c'è un medico. Salta sta cazzo di cosa, che tanto 2 centimetri, saltala. Vaffanculo, non capisci un cazzo. Spero che questa grotta non sia molto lunga. Ancora. No, Coldis, volevo tornare in squadra con il suo fervore di umanità. Allora, stavolta utilizzo subito Gelo Scheggia. Oh, mamma mia, quasi KO. Incredibile. Un altro Gelo Scheggia, subito. Bellissimo il rumore di Gelo Scheggia. Ok, altri 3 punti esperienza, grazie. Corro. Mi cago. No, non c'è niente. Fa che ci siamo strumento. No, cosa mi hai fatto arrivare a fare fino a qua? Andiamo a vedere che Pokémon è quello. Ce l'abbiamo fatta, non posso credere. Non ci posso credere che l'abbiamo raggiunto. Absol. A livello 30. Ok. Allora, andiamo di Gelolancia. Usa Strampa Danza. Dai, no, non ti puoi colpire da solo, dai. Che palle che sei! Utilizziamo di nuovo Strampa... cazzo, lancia. Memento! Oh mio... mi sono un attimo confuso con quella cosa che... Ecco. Meno male. Madonna santa, che spavento. Allora, andiamo qui sopra. No, lì c'è uno strumento, dai! Che cazzo ho fatto? Webball. No, io da sto coso non combatto. Cruci. Allora, torniamo sotto con una corsa. Vai! Veloce! No, non ce la farò mai. Non ce la farò mai ad arrivare fino a là. Un altro Voltorb. A livello 28. Stavolta ti ammazzo come con Coldit. Vai con Gelo Scheggia. Ah, ma lui è un pochino più resistente. Invertivolt! Attenzione a queste mosse. Un altro Gelo Scheggia. Perfetto, abbiamo mandato capo anche Voltorb. Siamo quasi per salire a livello 38 finalmente. Corri! Prendi sta cosa! Timer Ball! Tutta sta strada per una Timer Ball. Adesso andiamo piano. Un altro No Coldit. Usa fuoco carica. Usa fuoco carica. Ma io non ho provato a vedere se riesco ad outspeedarlo. Forse ci riesco. Forse ci riesco. Andiamo di Gelolancia. Sì, ci riesco a provare. E riesco anche ad ammazzarlo con 2 Gelolancia. Fantastico. Quasi livello 38. Dai, con il prossimo selvatico saliamo di livello.
No, ok. Leaky Leaky, attenzione, un Pokémon all'ultimo stadio evolutivo. Ok, contro Leaky Leaky io direi di fare un gelo lancia, vabbè. Gelo lancia ha più PP, quindi posso farla più spesso. Però non si fa niente. No, vabbè, niente non direi, però comunque. Ok, tre colpi. Adesso possiamo andare di nuovo di gelo lancia. Bastano due colpi? No, a quanto pare no. Dolce Ba, giusto adesso che stava morendo. No, 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 senti, senti. Forse non ci sono. No, no. Se io oggi non voglio proprio combattere contro la. Dove cazzo è? No, senti, dammi subito un altro. Ecco, cura totale, sì, sì. Ma non voglio proprio combattere contro la confusione, non me ne frega niente. Uovo bomba! Alt, alt, stop, il video è finito, mi dispiace. Ma se vuoi scoprire cosa succederà durante i prossimi episodi, non ti resta che iscriverti al canale, lasciare un mi piace a questo video e continuare a seguire questa serie. Grazie per l'attenzione.